Il no del Consiglio Comunale di Teramo al progetto per la funivia per collegare il campus universitario di Coste Sant'Agostino al centro città ha scatenato gli appetiti di diversi amministratori del Teramano, pronti a chiedere alla Regione Abruzzo di stornare i 10 milioni di euro destinati al capoluogo nel masterplan per il sud a loro favore. Il primo in ordine temporale a manifestare l'interesse per il progetto è stato il sindaco di Silvi Francesco Comignani, che ha lanciato l'idea di una funivia che colleghi il borgo di Silvi Paesi alla Marina. Sarebbe un volano eccezionale per il turismo Silvarolo, secondo l'amministrazione Rivierasca, a cui adesso si accoda anche Roseto degli Abruzzi. Collegare il borgo di Montepagano alla città di Roseto e questa è questa la proposta avanzata dai consiglieri Angelo Marcone e Mario Núñez di Casa Civica, che è stata anticipata ieri sera in consiglio comunale e proposta formalmente all'Assise attraverso una mozione che verrà depositata nei prossimi giorni. L'intento dei due consiglieri è offrire ai turisti la possibilità di arrivare dal centro di Roseto al borgo di Montepagano, conoscerlo e apprezzarne le bellezze e il panorama per farlo rivivere sia a livello commerciale che immobiliare. Ovviamente si tratta di un progetto che andrà discusso ed arricchito e per il quale dovrà essere costruito un piano specifico perché il comune con i fondi propri non potrebbe mai realizzarlo. Ed è da questa considerazione che parte la mozione che vuole sfruttare il varco creato dalla decisione della maggioranza di centrodestra e del consiglio comunale, che invece vorrebbe quei 10 milioni di euro per altre opere, anche se i fondi a disposizione della regione attualmente sono vincolati alla realizzazione della funivia.